Expo Dubai 2020 è al via la settimana Agri-Food, l'Abruzzo protagonista con prodotti e territori di mare e montagna unici al mondo. Si è aperto ieri il programma per presentare gli eventi e il comparto enogastronomico, 120 prodotti e 22 imprese della nostra regione. Per l'occasione all'Hotel Hilton della capitale degli Emirati Arabi, insieme al vicepresidente Imprudenti a fare gli onori di casa, è stato anche il console generale di Dubai Giuseppe Finocchiaro. La spedizione è promossa dalla regione Abruzzo ed è curata dall'ARAP, braccio operativo per conto dell'ente regionale della missione Expo, con l'obiettivo di conquistare nuovi mercati in una delle vetrine più importanti del mondo. Prodotti di punta come zafferano, tartufo, passando per olio, vino, ortofrutta, miele, pasta secca e fresca e pasticceria. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Giuseppe Savini, presidente dell'azienda regionale per le attività produttive, il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Mauro Febo, il direttore generale di ARAP Antonio Morgante. Ad oggi l'Abruzzo si presenta agli occhi del mondo con prodotti della nostra terra unici, ha detto il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente. Portiamo a Dubai, portiamo l'Expo, il modello Abruzzo, Abruzzo sostenibile, una regione unica, una regione che vede al centro del proprio territorio, una regione verde d'Europa, con parchi, riserve, un mare pulito ed eccellenze enogastronomiche uniche che noi introduciamo in questi mercati e sosteniamo con forza. Il presidente dell'azienda regionale per le attività produttive, Giuseppe Savini. L'assessore agricoltore Imprudente è stato molto lungimirante perché ha capito l'importanza di intraprendere questo percorso, che è un percorso di media lunga durata che continuerà anche non solo sui mercati del sud-est asiatico, sui mercati del Nord Africa, ma soprattutto a breve anche con uno sportello che ARAP metterà a disposizione per quanto riguarda l'assistenza per l'accesso ai fondi comunitari, anche perché gli stessi fondi comunitari sono proprietari proprio per l'attività di internazionalizzazione per le imprese che devono uscire fuori dall'Europa e far conoscere i loro prodotti nei nuovi mercati internazionali. Obiettivo ribadito anche dal direttore generale di ARAP, Antonio Morgante. Cercheremo di far conoscere non solo a Dubai ma anche a ciò che rappresenta Dubai, quindi una piattaforma business che abbraccia tutta quest'area del mondo, delle nostre eccellenze. A marzo poi invece ci occuperemo, lasciando il tema Agri-Food, ci occuperemo della parte relativa alle nuove tecnologie energetiche, quindi all'idrogeno e alle tendenze internazionali e soprattutto europee che riguardano la logistica. Insomma, a Dubai l'Abruzzo ha svelato i suoi tesori del buon vivere. Tra l'altro è stata presentata anche l'Ippovia del Gran Sasso di 470 km, la più grande d'Italia.